Ti piacerebbe vedere ogni momento che la tua ex si collega con questo strumento della morte su WhatsApp o su Facebook o su bla 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 bla? Ti piacerebbe? Ti piacerebbe essere lì e guardare, ricevere una notifica ogni volta che la tua ex entra su WhatsApp, una notifica online? Ti piacerebbe ricevere questa notifica? Bene, se sei tra questi, rimani agganciato a questo video che ti svelo un segreto pazzesco. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se vuoi sapere più informazioni, avere più contenuti, più cose da guardare, da studiare, guarda sotto in descrizione e troverai assolutamente pan per i tuoi denti. Mi raccomando. Dicevo, sei assolutamente curioso di sapere ogni momento che la tua ex interviene su WhatsApp, ogni momento che sta lì a scrivere, magari anche con qualcun altro? Bene, da dove parte questo video? Parte in realtà da uno spunto molto interessante che mi ha dato un mio cliente. Un mio cliente che prima di essere un mio cliente è stato cliente di un'altra realtà legata alla riconquista, dove in questa offerta straordinaria e incredibile includevano anche, diciamo, questa licenza di questo software che in realtà non conosco, perché in realtà non ce ne deve assolutamente fregare un cazzo, ma vabbè, di questo software che non conosco, dove effettivamente tu hai l'accesso a questo cosino che ti manda una notifica ogni volta che la tua ex va online su WhatsApp o su altri canali. E insomma, diventa un modo per controllare, o per meglio usare un termine, spiare la tua ex nel momento in cui sta lì, è online, fa cose e via dicendo. Quindi questa roba qui mi ha lasciato un po' perplesso. Perché mi ha lasciato un po' perplesso? Perché se tu hai un po' di sale in zucca e ti rendi un attimo conto su che pianeta vivi, capirai da te che questa è la strada più semplice e più agevolata per andare verso il suicidio emotivo. Ok, ovviamente uso una metafora forte per rendere l'idea, non sto parlando del suicidio vero e proprio. Se ci stai pensando, rivolgiti e chiedi aiuto a un qualcuno di addetto ai lavori molto preparato, mi raccomando. Dicevo, questo software quindi che ti notifica, che ti avverte ogni volta che la tua ex va online, è un software assolutamente malefico, inventato da una creatura di Satana probabilmente, che è stata inviata su questo pianeta per testare la tua disciplina e la tua volontà e la tua virilità e la tua mascolinità, il tuo essere uomo. Perché se sei un po' uomo, se hai un certo tipo di dignità e se vuoi essere un certo tipo di persona, di fronte a sta stronzata dovresti solo ed esclusivamente riderci. Questa è l'unica cosa che dovresti fare. Perché ti dico questo? Perché in realtà io sono stato una di quelle persone che all'epoca, e ti sto parlando del 2014-2015 circa, quando io dovevo riconquistare la mia ex, bla 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 bla, se vuoi acquistate il mio libro su Amazon per sapere tutta la storia, tutta la vicenda. Insomma, in quel periodo là esisteva questa applicazione che effettivamente ti notificava ogni volta che appunto la tua ex, la mia ex all'epoca, entrava su WhatsApp. Ora, probabilmente anche andata in prescrizione questa cosa, quindi non so neanche da un punto di vista legale quanto sia legale, passami il gioco di parole. Il concetto è che io ero in distacco e ogni volta che la ex andava online mi arrivava una notifica, prendevo il telefono e vedevo la scrittina online guardando il telefono così, guardando nel vuoto. Con la scrittina online lì la vedevo. E io dentro il mio cuore, da povero, poverissimo, innamorato, umile servitore nella vigna del Signore, che cosa facevo? Speravo, fiducioso, appunto con tantissima fede nel soprannominato Signore, speravo che quella scritta lì da online si trasformasse in sta scrivendo. Con la sola e unica potenza della mente, io speravo che quella scritta, stavo lì come un imbecille a guardare il telefono, con lei online, perché l'applicazione mi diceva: "Ehi, è online, collegati subito", e io lì subito pronto, e aspettavo, e aspettavo, e aspettavo, e speravo che quella scritta si trasformasse da un online a un sta scrivendo. Ma indovina un po', quella cosa lì
non è mai successa. E io perdevo letteralmente le giornate guardando fisso uno schermo e una scritta che non si trasformava. Anzi, sì, si trasformava, perché da online a un certo punto passava all'ultimo accesso a tale ora. E notavo, perché il programma del diavolo, incarnatore, tentatore, che cosa faceva? Ti faceva anche delle stime. Perché ti diceva, guarda che questa settimana c'è stata online solo un'ora al giorno, ma quest'altra settimana c'è stata online 3 ore al giorno. Cioè, e quindi tu diventavi pazzo. Io sono diventato pazzo. Sai qual è stata l'unica alternativa alla mia pazzia? Spaccare il telefono. L'ho letteralmente spaccato. Era, mi ricordo, un vecchio LG, non mi ricordo che modello, c'aveva il tasto di sblocco tipo qua centrale, non mi ricordo manco più che modello fosse. Ho spaccato il cellulare. Fortunatamente quell'applicazione non penso esista più, o quantomeno, come tutto nell'universo, si trasforma e non muore. Nulla muore, tutto si trasforma. Probabilmente questa applicazione si sarà trasformata in qualcosa che io non so e preferisco non sapere, ma ti voglio mettere in guardia. Se ti trovi dall'altra parte, al di là di questa realtà che si occupa di riconquista, che promuove un software per controllare, significa che non ci avete veramente capito una sega dall'esistenza, ma va bene, l'universo andrà a riequilibrare tutto e va benissimo così. Qual è il principio? Il principio che poi tu diventi schiavo, come io lo ero all'epoca, di quella scritta online, sperando che diventi uno sta scrivendo. No, non è minimamente concepibile una cosa simile, e tu dovresti scappare a gambe levate da qualsiasi cosa che tu puoi fare per entrare nel controllo. Tutto quello che è controllo diventa potere. Tutto quello che è potere non ha nulla a che vedere con le relazioni, o perlomeno non ha nulla a che vedere con l'amore. Con le relazioni sì, con l'amore assolutamente zero. Perché l'amore non è potere. Non c'è un io vinco, tu perdi, io predomino, tu subisci. L'amore è un'altra faccenda. Probabilmente manco io so che cazzo è l'amore, ma sicuro non è questa cosa qua. Detto ciò, ti lascio a questo video, sempre legato a WhatsApp, quindi rimaniamo nel tema. Vattela a vedere e noi ci vediamo alla prossima. Iscriviti al canale, mi raccomando, e non fare cazzate. A presto.